Apple Watch è lo smartwatch più diffuso attualmente disponibile. Anche se i numeri e gli introiti sono ancora molto lontani da quelli di iPhone, l'orologio intelligente della mela lascia ben sperare per il futuro di questo dispositivo. Apple Watch è stato presentato più di un anno fa, ma erano in molti ad aspettarsi novità su un nuovo modello durante i keynote del 21 marzo e del 13 giugno scorsi, senza però ottenere un riscontro da parte della casa di Cupertino. A questo punto è tutto rimandato a settembre, visto che difficilmente Apple deciderà di annunciare prima il nuovo Watch 2. Allo stato attuale mancano ancora informazioni certe sul dispositivo, ma resta il fatto che WatchOS 3 punta molto sull'indipendenza dello smartwatch dall'iPhone, per cui dobbiamo aspettarci maggiori capacità di calcolo e l'inserimento di nuovi sensori, che rendano Apple Watch 2 in grado di funzionare senza alcun dispositivo esterno. Il nuovo smartwatch non dovrebbe apportare grandi rivoluzioni sul fronte del design, preferendo invece innovare soprattutto nella componentistica interna. Questo non significa però che non vedremo novità, soprattutto nei materiali, che potrebbero portare alla realizzazione di diversi modelli, adatti a fasce di prezzo differenti, anche molto distanti le una dalle altre. Si parla infatti di nuovi materiali per i cinturini e per la cassa, come ad esempio il titanio e il platino. Diverso il discorso per i cinturini, dove un brevetto scovato da Apple Insider ne mostra uno magnetico, capace di ancorare il watch al polso senza l'ausilio di gancetti di alcun tipo o perni in acciaio. Una novità potrebbe invece essere rappresentata dalla certificazione IP68, che renderebbe il Watch 2 resistente all'acqua. Se sul fronte del design dovrebbero esserci poche novità, Apple sembra intenzionata a puntare su un rinnovamento marcato nella componentistica interna. Tutte le indicazioni sembrano puntare all'adozione del processore ARM Cortex A32, basato su architettura ARM V8 a 32 bit, più potente ed efficiente dell'attuale CPU impiegata nel Watch, realizzata sulla base dell'architettura ARM V7. Secondo ARM, questa CPU è più efficiente del 25% rispetto alla precedente generazione, merito anche della migliorata gestione energetica. Resta da capire quale variante sarà implementata, visto che il Cortex A32 è stato creato per adattarsi ai dispositivi che lo impiegheranno. Dimensioni del die e consumi possono scendere di molto nella variante single core, mentre quelle più potenti possono includere 4 core a 1 GHz, offrendo prestazioni anche troppo elevate per uno smartwatch. Non sappiamo quale modello sarà impiegato nel Watch 2, ma siamo certi che Apple prediligerà l'autonomia alle prestazioni pure, vista la tipologia di impiego su smartwatch. A proposito di autonomia, Apple Watch garantisce un giorno pieno di utilizzo, un tempo forse troppo risicato per le esigenze dell'utenza, che trova ora sul mercato dispositivi con un'autonomia decisamente più elevata. Secondo le voci provenienti dal web, non sarebbe solo il processore a portare verso l'alto l'asticella dell'autonomia, ma anche il display. Sembra infatti che Apple possa affidarsi alla tecnologia microLED per il suo prossimo device, molto più efficiente rispetto a quella OLED dal punto di vista energetico e della luminosità, mantenendo allo stesso tempo le dimensioni e la risoluzione dell'attuale modello. Alcuni rumor suggeriscono l'introduzione di una piccola telecamera frontale per selfie e videochiamate sopra lo schermo, una voce interessante ma che reputiamo infondata, vista la scomodità di utilizzo che ne deriverebbe e la qualità delle immagini scattate, penalizzata dalle dimensioni del sensore. Difficile anche la discussa implementazione della connettività 3G, che potrebbe abbassare di molto la durata della batteria. Diverso il discorso per il GPS, che potrebbe realmente trovare spazio nella scocca del Watch 2. Questo permetterebbe di rendere Apple Watch 2 ancora più indipendente da iPhone, ma l'impatto sulla durata della batteria di questo componente è piuttosto marcato. Difficile capire se davvero vedremo questa caratteristica. Purtroppo, in questo momento non è semplice capire come sarà Apple Watch 2, nonostante i numerosi rumor disponibili in rete. Molte caratteristiche sembrano probabili, come la certificazione IP68, che permetterebbe il suo utilizzo anche in acqua, mentre altre, come il GPS, per quanto utili, metterebbero in seria difficoltà l'autonomia del dispositivo. Apple dovrà essere brava a bilanciare funzionalità e dispendio energetico, raggiungendo perlomeno l'obiettivo di pareggiare le performance dell'attuale modello. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vedere le specifiche ufficiali, con il mese di settembre sempre più probabile per la presentazione del nuovo dispositivo. Tim Cook è consapevole dell'importanza del Watch 2, che dovrà migliorare il suo predecessore per convincere gli attuali possessori all'upgrade e portare nuove leve ad utilizzare lo smartwatch della mela, un compito difficile ma non impossibile.